Benvenuta qui in studio, Assessore. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, per una volta non parliamo di trasporti, ma parliamo di violenza contro le donne. Il fenomeno è in ascesa, stiamo ascoltando tante tante voci. Addirittura quest'anno in Italia siamo arrivati dall'inizio dell'anno a quasi 90 femminicidi. Ci sono state 8.856 donne vittime di violenza, 1.261 di stalking. E la città e la regione con il più alto tasso di questo fenomeno è proprio la Regione Lazio e il Comune di Roma. Qual è la sua opinione in merito, Assessore Linda Meleo? Sì, ecco, certamente questi sono atti che vanno assolutamente condannati e che non dovranno più ripetersi in futuro. La violenza sulle donne è un qualcosa inaccettabile in ogni epoca e soprattutto in quella attuale, visto insomma, che parliamo tanto di modernità, parliamo quindi di una società che evolve sotto tanti profili, tecnologico, sociale, culturale, però evidentemente manca un tassello importante che è quello della cultura anche verso la donna, verso il ruolo della donna e verso la protezione della donna. Quindi assolutamente noi abbiamo ben chiaro che anche questa amministrazione deve intervenire su questi temi e lavorare per garantire la sicurezza a tutte le donne cittadine, a tutte le donne lavoratrici, giorno e notte, quindi in qualsiasi fascia della giornata, sia all'interno poi delle mura domestiche, ma sia anche all'esterno. Proprio per questo il Comune di Roma è impegnato nella giornata di domani con una serie di iniziative, e ricordo ad esempio quella delle 10 presso la chiesa consacrata di Santa Maria in Tempur e poi le 14 presso la Sala Rossa in piazza del Campidoglio, e altre iniziative poi si seguiranno nel corso della giornata in diverse parti della città. A me però preme anche ricordare l'iniziativa del municipio undicesimo, quindi zona Villa Bonelli, in cui diciamo ci verrà una illuminazione in rosso in ricordo di Sara Di Pietrantonio, come purtroppo tutti sappiamo, ucciso dall'ex fidanzato lo scorso maggio, quindi alla Magliana. Che questo quindi sia un simbolo di ricordo non soltanto di Sara, ma di tutte le donne che sono state vittime delle violenze. Per quanto riguarda poi il discorso della, come dire, dal punto di vista della mobilità, io colgo anche l'occasione per ricordare a tutti che ad esempio la protezione delle donne dal punto di vista della mobilità passa anche attraverso il servizio taxi. E abbiamo infatti le nostre compagnie taxi che nell'orario notturno, quindi alle 22 alle 6 del mattino, applicano innanzitutto degli sconti del 10% sulla tariffa riportata sul tassametro per le donne che vanno da sole, e hanno anche l'obbligo diciamo di verificare che la donna rientri presso la propria abitazione prima di lasciare il luogo di destinazione. Quindi questa è una piccola cosa, ma spero che sia un passo per promuovere questa visione, che è una visione che tutti noi condividiamo con tutta la Giunta, quindi a seconda delle proprie competenze porterà avanti con tutte le forze possibili. Ecco, Assessore Linda Meleo, capire come mai c'è questa, diciamo, non accettazione da parte dell'uomo della fine di un rapporto, la fine di un amore, perché poi le storie sono quasi sempre le stesse, si ripetono, e l'uomo che non accetta la fine di un rapporto, non accetta la libertà della donna. Ecco, lei cosa ne pensa di questo? Che idea si è fatta e forse andrebbe combattuta sin da quando si è piccoli, sui banchi di scuola, con l'educazione al rispetto l'uno per l'altro? Assessore Linda Meleo. Assolutamente, io credo che questo sia un processo che è innanzitutto culturale. È chiaro che probabilmente alcuni schemi di rapporti di forza tra uomo e donna purtroppo sono ancora in essere, e questo lo vediamo anche non soltanto sul fronte delle violenze, ripeto che al giorno d'oggi è un qualcosa di totalmente inconcepibile, ma questo riflesso forse di questo schema lo vediamo anche nei rapporti di tutti i giorni, molto spesso nei rapporti lavorativi, quindi nei rapporti di qualsiasi genere. E quindi è evidente che il processo di cambiamento nasce anche attraverso un'educazione che non va però legata al singolo episodio. Succede purtroppo una morte e quindi sensibilizziamo in questo modo l'opinione pubblica. No, le misure devono essere strutturate e devono arrivare sia appunto possibilmente dalle famiglie, quindi nell'ambito in cui i ragazzi e le ragazze crescono, ma sia anche dalle scuole, perché il passaggio poi fondamentale ce l'abbiamo anche nel corso di formazione dei ragazzi, quindi quello è un aspetto fondamentale su cui abbiamo tra l'altro anche come amministrazione anche possibilità di intervenire in maniera più concreta.
E quindi sì. Il cambiamento deve essere in primis di tipo culturale. È un qualcosa quindi che deve essere accettato e che non può essere più condivisibile. Assolutamente sì, io ringrazio di cuore l'assessore ai trasporti del Comune di Roma, Linda Ameleo, per essere stata con noi in diretta qui su Radio Roma Capitale. Grazie ancora. Grazie a tutti, buonasera.